Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo appuntamento con il barometro settimanale dell'oro di Trend Online, edizione del 29 dicembre 2014, edizione che risulta leggermente contratta, almeno nella forma testuale, anche siamo sotto le festività, abbiamo deciso di dare più spazio all'analisi grafica del prodotto. Vediamo quindi come si è comportato nelle ultime sessioni l'oro. Partiamo dal grafico su time frame settimanale, quello che state vedendo fornito da TraderLink tramite piattaforma Visual Trader, e possiamo vedere, questo in riferimento all'articolo, come appunto le quotazioni abbiano chiuso con sostanzialmente invariate rispetto all'inizio dell'ottava passata, complice appunto il periodo festivo che ha mantenuto i volumi di scambio particolarmente bassi. Vediamo un attimo questa formazione che andiamo ad ingrandire, che appunto consacra l'ottava appena trascorsa in una doji che appunto mostra l'indecisione del momento, nonostante appunto possiamo fare riferimento tuttavia sempre su base settimanale allo stesso pattern verificatosi alcune settimane prima, questo che vi sto indicando in questo momento, che ha dato il via a un leve rialzo. In ogni caso sarà sicuramente da monitorare la situazione, poiché abbiamo visto è stata caratterizzata da volumi particolarmente bassi che rendono, in ogni caso a mio avviso, poco affidabile il pattern in oggetto. Andiamo a vedere cosa è successo invece a livello giornaliero, dove potremo trovare maggiori indicazioni. Questa la formazione, abbiamo il nostro solito grafico e già qua abbiamo alcune indicazioni. Andiamo ad ingrandire, possiamo vedere la fuoriuscita dei prezzi dal target fisiologico della violazione di questo secondo channel, del target del channel rialzista violato a ribasso in precedenza, e possiamo vedere che i prezzi scendono al di sotto dei minimi della sessione del 17 dicembre. Lo fanno in apertura di ottava, nella giornata del 22 dicembre. Abbiamo poi due sessioni di lieve tentennamento, i prezzi traccheggiano e poi terminiamo l'ottava in ogni caso in rialzo, grazie anche ai dati macro che abbiamo elencato nella parte testo. In ogni caso, ecco qua quello che vi dicevo prima, i volumi rimangono tuttavia bassi. Indicazioni ci arrivano anche appunto oltre alla violazione del minimo che abbiamo citato in precedenza, da dove si è fermato il rialzo dell'ultima sessione. Siamo di nuovo in contatto con questa forte trend line ribassista. Qui abbiamo visto una rottura, qui è seguito un pullback pesante che ci ha riportato di nuovo sotto. Adesso siamo di nuovo contro questo livello di resistenza. Questo per quanto concerne il contratto giornaliero, che termina l'ottava in rialzo dell'1,93%, quota 1196,1 dollari per oncia. Andiamo a vedere invece il contratto in scadenza, stiamo facendo riferimento al contratto febbraio 2015, lieve differenza di prezzo, 1195,3, e la conformazione della situazione tecnica si mostra praticamente identica. Abbiamo visto qua, abbiamo evidenziato ancora meglio la violazione del precedente livello di minimo. Stringiamo leggermente il grafo. Ecco, abbiamo violato il minimo, i prezzi hanno traccheggiato appunto due sessioni e abbiamo visto l'ultima in rialzo. Qua è ancora più evidente appunto l'esiguità dei volumi di scambio, fattore questo che ci invita in ogni caso a prestare attenzione all'acquisizione di posizioni. Per quanto concerne i livelli di supporto e resistenza, a ribasso possiamo andare a individuare praticamente tutta l'area al di sotto del minimo della sessione del 22 di dicembre, che ora andiamo a visualizzare. Abbiamo appunto questi minimi, sarebbe auspicabile non portarsi di nuovo al di sotto, diversamente ci troveremmo in una situazione di nuovo di difficoltà, poiché
Se andare a infrangere appunto il livello di 1171.4 significherebbe andare a rischiare di sprofondare nuovamente verso i minimi del contratto quota 1132, nonostante possiamo trovare un'area intermedia di supporto in zona 1160. A rialzo rimane sicuramente come obiettivo primario rompere in modo deciso e con volumi questa trendline ribassista. Questa trendline ribassista, la cui rottura ci potrebbe proiettare verso l'obiettivo successivo intermedio in area 1225-1230 e da qui andare ad attaccare la vera e propria resistenza a quota 1256,2 dollari per oncia. Fattore questo che potrebbe consentirci di avere un miglioramento del trend in atto. Andiamo ora a nascondere alcune medie mobili dal nostro grafico. Andiamo ad analizzare la situazione secondo l'oscillatore Ichimoku, che ci mostra come i prezzi stiano gravitando all'interno dell'Akumo. Facendo riferimento sempre all'ultima sessione del 26 di dicembre, possiamo vedere come i prezzi si sono portati al di sopra della Kijun Sen, quindi la media mobile più lenta che costituisce l'oscillatore, e i massimi si siano fermati esattamente in corrispondenza della Tenkan Sen, media mobile veloce. Quindi a questo punto sicuramente una situazione che risulta da monitorare per i motivi che abbiamo citato in precedenza. Quindi siamo in corrispondenza della trend line, vediamo se un ulteriore spunto rialzista ci consentirà di romperla al rialzo con volumi. E ancora siamo di nuovo nei prezzi della parte superiore dell'Akumo dell'oscillatore Ichimoku. Quindi una rottura al rialzo dell'Akumo, quindi un breakout rialzista confermato, ci potrebbe dare un ulteriore segnale positivo. Segnale positivo che non era arrivato invece, lo possiamo osservare chiaramente nella sessione del 9 di dicembre, in occasione del primo breakout della trendline ribassista. Infatti qua avevamo effettivamente rotto la trend a rialzo, ma i prezzi si erano fermati esattamente in corrispondenza della parte superiore dell'Akumo, quindi il segnale tramite oscillatore Ichimoku non era confermato e questo era sicuramente un primo campanello d'allarme sulla capacità di tenuta del rialzo in corso, che poi appunto si è rivelata nulla. Infatti abbiamo visto pullback e siamo tornati nella parte bassa. Per quanto concerne questo appuntamento settimanale è tutto, vi rimando alla prossima settimana con una nuova edizione del barometro dell'oro di Trend Online. Grazie per la vostra attenzione, buon trading a tutti.